cariche di io. A 2 mesi dalla partenza mi resi conto di aver peccato di ottimismo e di doverla rimandare. Non avevo fatto i conti con tutto il lavoro di progettazione. I 2 mesi successivi li trascorsi a completare il mio progetto di navigazione. Studiavo carte nautiche, mappe della corrente del Golfo, l'altezza delle onde, le direzioni dei venti, le precipitazioni e le nebbie, il traffico marittimo, le correnti e perfino gli spostamenti degli iceberg. Ogni giorno, dopo aver tenuto le lezioni all'università, mi sedevo al tavolo da disegno senza concedermi un attimo di sosta. Poi, una sera tardi, mi resi conto di un fatto grave. La barca con cui volevo intraprendere il giro del mondo controvento avrebbe avuto il peso di 400 chili, ma avrebbe dovuto trasportare almeno 5 quintali di scorte. Tutto quanto mi occorreva. Per andare avanti nei periodi di bonaccia avrei avuto bisogno di un motore per mantenermi fuori della rotta delle navi di passaggio. Un giorno, poco prima di ritirare la barca dal cantiere, a tradimento rispetto all'evoluzione che vivevo, mi chiesi: ma io, alla fine, perché voglio fare il giro del mondo controvento? A che serve? Non è per la mia voglia di protagonismo? Non è il mio io? E infatti, perché tutti mi dicono che parlo troppo? Anche qui, non è il mio io. Ma chi parla troppo non è un superficiale. Questo diceva il mio amato professore all'università. Lui era di poche parole, ma quando parlava, le sue parole erano piene di forza, erano scariche di io. Non parlava a macchinetta, come gli altri insegnanti, anzi, alcune volte stentava a cercare le parole, faceva pause. Per questo agli studenti il suo parlare sembrava molto umano. Assomigliava al loro modo di parlare. Ritirai la barca, la pagai e la vendetti subito.